Comunque, da quando sto con i social noto sempre di più che la gente è sempre pronta a giudicare, sempre, sempre, sempre. Mamma mia, se vi posso dare un consiglio, anch'io delle volte facevo così un po' tempo fa, ma molto meno, cioè a me non me ne frega proprio un cazzo, anzi, se uno fa un bel percorso, è contento, io sono contento per lui o per la persona, insomma, in questione. Però quando quelle piccole volte magari mi sono sbilanciato, poi ho battuto sempre la testa, perché dopo conosci una persona e dici cazzo, sono un coglione. È uguale chi parla e va, boom, tanto di qui parliamo tutti, via. Ah, non giudicate, non giudicate. Poi vi dico, non è che mi è successo qualcosa in particolare oggi, era solo una riflessione mia, ma comunque questo è il mio unico modo di comunicare con voi. Io sono uno, voi siete in tantissimi e ogni tanto ci sta anche qualche piccola riflessione. Poi, ecco, io sono sempre tra virgolette vero, come vedete qua, mi vedete fuori. Infatti ricevo tanti messaggi di gente che mi incontra, dice cazzo, ma allora sei come Alessio, basso, tozzo, cicciotto, sta andando in palestra, fa il fisicos. Buonasera. Hai visto, sono arrivato. Con te poi, oh. Siamo tutti a con posto. te.